E il titolo del mio intervento si chiama Appoggi per un'ontologia clinica. Forse alcuni di voi potrebbero riconoscere in questa foto Charlie McCarthy o Edgar Bergen, uno dei ventriloqui più famosi mai esistiti. Come sappiamo, Edgar, il signore senza cappello nella foto, è stato in grado di dare voce a Charlie, il pupazzo col monocolo, riuscendo a fare sembrare che la sua voce provenisse da esso. Questa tecnica vocale, che una volta si pensava essere il risultato di un uso insolito dello stomaco, è ora conosciuta come ventriloquio, del latino ventrilocus, vale a dire colui che parla con il ventre. Oggi sfrutterò in maniera analogica Edgar e Charlie per iniziare questo intervento con una confessione. Nel mio lavoro come terapeuta, spesso mi sono sentito come se fossi una specie di pupazzo, Charlie, un fantoccio la cui voce non mi appartiene, in quanto sembra emulare la voce di maestri o teorie, ed è espressione di una tecnica terapeutica univoca alla quale si obbedisce anche involontariamente. Questa sensazione spesso si è materializzata in me come una specie di fobia. Una sorta di quadro psicopatologico, se volete, in cui penso che sto perdendo la mia voce a causa del dominio tecnico, clinico e del suo discorso. Questo disagio professionale mi ha motivato con il tempo a cercare linguaggi diversi da quelli offerti dalla formazione clinica e mi ha spinto, mosso da una segreta speranza di deformarmi come psicologo, a studiare antropologia e a giocare al mestiere dell'etnografo. Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni scaturite dal mio lavoro etnografico come antropologo, lavoro il quale, piuttosto che tentare di fare parlare i fantocci, cerca di conoscere la voce dei propri interlocutori, o almeno di ascoltarli seriamente, con l'intenzione di trasformare i nostri orizzonti umani, il nostro pensiero, le nostre teorie e il nostro agire locale. Anche se l'etnografia, a differenza della clinica, non ha come missione l'intervento terapeutico, né è originata da una richiesta d'aiuto, né si ripropone necessariamente di aiutare qualcuno. Oggi vorrei sviluppare alcune riflessioni etnografiche sulle comunicazioni interculturali per poter riflettere indirettamente sui limiti della clinica, le sue specificità locali e la sua equivocità. Infatti, in quanto invenzione di una cultura, la pratica clinica è costruita a partire da premesse particolari ed è il risultato di mondi locali. Considerato che gli antropologi si sono specializzati nell'osservare, studiare e descrivere i rapporti che esistono tra mondi diversi, o quello che chiamano i rapporti con l'alterità. La domanda che vorrei porre oggi è molto semplice. Che cosa succederebbe se l'incontro terapeutico fosse in realtà concepito radicalmente come un incontro etnografico tra mondi necessariamente diversi o alter? E se questo fosse il caso, che ruolo avrebbe la traduzione di questi mondi nella comunicazione clinica interculturale? Per rispondere a queste domande, o forse semplicemente per disseminarle tra di voi, condividerò con voi parte del mio lavoro etnografico sulla salute interculturale nel sud del Cile, luogo, come diceva Pietro, in cui mi sono occupato di studiare le relazioni tra i funzionari dei servizi di salute mentale e le persone appartenenti alla popolazione indigena di quel luogo, i Pehuenche. Il lavoro che vi presenterò oggi è basato su 18 mesi di lavoro sul campo e svolto in aree vicino al fiume storicamente e geograficamente più significativo del Cile, il fiume Biobío. Nel distretto di Alto Biobío, oltre l'80% della popolazione è costituito da popolazioni indigene Pehuenche, o anche per semplificare un po' da Mapuche di montagna.
Letteralmente pehuenche significa gente del pehuen, di questo albero. E secondo delle servi, dei dati della inchiesta di caratterizzazione socio-economica cilena, delle ricerche, l'Alto Biobío è il distretto più povero del Cile. Esso è inoltre classificato al secondo posto per quanto riguarda il livello di consumo di alcol nella nazione. Per oggi, in particolare, in questo lavoro, mi concentrerò su un territorio di stupore etnografico. Stupore clinico, potremmo pensare dopo, verso la fine. In cui gli psicofarmaci prescritti da alcuni operatori della salute mentale hanno inavvertitamente messo a rischio la vita di una donna da me conosciuta nel sud del Cile. Rifletterò su come certe tecnologie mediche agiscono in situazioni controverse per configurare ciò che potremmo definire disturbi ontologici, più che disturbi psicopatologici. Con l'uso del termine ontologia, come vedremo, mi interessa ripensare la trama di quello che di solito si intende per differenza culturale, nonché fornire un esercizio intellettuale, come direbbe Marcelo Bachmann, che verrà tra poche settimane, al di là della svolta linguistica o dell'eccessiva enfasi che alcuni costruttivisti hanno dato ai significati, o nel caso specifico dell'antropologia, all'idea di credenza culturale. Di fatto, in questo intervento cercherò di rispettare con attenzione e serietà non le credenze di una persona pehuenche, ma la concreta lotta per la vita condotta da una delle mie interlocutrici nel sud del Cile, in suo nome. Questo lavoro indaga territori etnografici in cui, a causa di un equivoco comunicativo, il mondo indigena pehuenche è portato al limite. Disturbi del sonno. Alto Biobío, sud del Cile, febbraio 2009. Dopo un'altra notte di insonnia insopportabile, Pilar aveva usato un paio di rami di eucalipto per attizzare il fuoco, mentre noi ci preparavamo per prendere l'autobus che collega le comunità pehuenche della valle del Queuco con il villaggio più vicino, Ralco. Quella mattina era stata invitata insieme ad altre 25 donne della valle del Queuco a un incontro del programma di salute mentale del centro di salute familiare di Ralco. Dopo aver raggiunto Ralco, uno degli psicologi del centro mi descrisse la composizione del gruppo di donne pehuenche lì riunite nel seguente modo. C'è un po' di tutto qui, realmente una gamma rappresentativa, chiesi se si riferiva alla diversa origine delle donne. No, rispose. Mi riferisco alla varietà di disturbi, ai diversi problemi mentali che presentano. Alcuni di loro soffrono d'ansia, alcuni di depressione, in molti casi borderline, tra altre cose. L'incontro ebbe inizio con una breve presentazione in spagnolo, non nella lingua madre dei pehuenchi, il Cholula. Ana, la psicologa, fece poi una lunga introduzione, spiegando che l'incontro sarebbe stato utile dato che era terapeutico e complementare alla funzione dei farmaci, riguardo ai quali avverti che non bastavano di per sé. Dopodiché propose varie tecniche di rilassamento, tra cui il massaggio e musica, il tutto mentre enfatizzava l'importanza di prendere i farmaci prescritti dal medico del centro. Alla fine della riunione, Ana invitò le donne nel suo ufficio affinché ricevessero le pillole, perché, mi disse, la maggior parte di loro soffrono di disturbi del sonno. Pilar trascorse diverse notti a casa del suo ex marito, Pedro, a Pitrilli, dove alloggiavo anch'io. Si trattava della casa che condividevano prima del divorzio, in seguito al quale Pilar si era trasferita a vivere in una comunità vicino al confine con l'Argentina.
La camera in cui stava era divisa dalla mia da una sottile parete di legno, cosa che mi permise di notare che dormiva con le luci accese. Allo stesso modo ebbi l'occasione di ascoltare, sia volontariamente sia involontariamente, i suoi movimenti notturni. Diverse notti mi svegliai a causa delle sue urla. Col passare dei mesi diventò nostra abitudine fare colazione e poi bere yerba mate insieme. Spesso discutevamo dei sogni che aveva avuto durante la notte, che descriveva come se fossero incubi. Mi spiegò in maniera dettagliata che gli spiriti maligni l'aggredivano durante la notte, anche se non mi è mai stato completamente chiaro chi la visitasse. Stanotte è arrivato il cattivo. Era un serpentone gigante con la barba. Oppure, il diavolo è tornato a trovarmi stanotte, era come un incubo, per cui ho lasciato tutto il tempo la luce accesa e non sono riuscito a dormire. O anche, il Guitranalbe, un nome nativo, è venuto di nuovo. Lo stesso che mi disturba sempre, ormai non esiste luogo dove vivere in pace. Anche Pedro, l'ex marito di Pilar, faceva fatica a dormire. Questo, diceva, viene sempre a darmi fastidio. Quando le visite si facevano insopportabili, andava a casa di uno dei loro figli adulti dove poteva finalmente riposarsi un po'. La sua casa era mai vuota, dato che secondo lui uno spirito maligno era sempre in avanti, in attesa, pronto a colpire non appena si addormentava. Per non farsi trovare impreparato, Pedro aveva preso l'abitudine di dormire sempre con una torcia elettrica e un coltello al suo fianco. Anche Pedro mi parlava dei suoi problemi notturni quasi ogni mattina. Non ho dormito bene, mi è apparso di nuovo. Ho dovuto pregare affinché se ne andasse e finalmente l'ha fatto. A volte aspetta che io stia dormendo profondamente per arrivare. Un giorno, Pilar, e questo è molto importante per tutto l'intervento, mi disse inaspettatamente che aveva deciso di interrompere l'assunzione dei sonniferi che aveva ricevuto presso il centro di salute familiare. Ho ricevuto visite queste notte e ho dormito molto male. Il malvagio è venuto di nuovo da me e non sono riuscita a svegliarmi a causa di quelle pillole. Mi ha quasi ucciso questa volta, per cui non prenderò mai più quelle pillole. È troppo pericoloso non potersi svegliare. Quindi, equivoci disturbi del sonno. Come sapete, nella terminologia biomedica, le benzodiazepine usate come sonniferi nell'alto iobio sono medicinali psicotropi che agiscono sul sistema nervoso centrale, spesso utilizzati per il trattamento dei disturbi d'ansia. Etimologicamente il termine psicotropo deriva dalla parola greca psiche, mente, e tropein, cambiamento. In breve, gli psicotropi agiscono per cambiare la psiche del paziente. Detto più tecnicamente, uno psicotropo è un agente chimico che provoca modifiche temporanee nella percezione, nell'umore, negli stati di coscienza, nel comportamento, producendo effetti sedativi e ansiolitici, come sapete. Nell'alto bio-bio, gli psicotropi sono considerati parte dello stock base di farmaci generici utilizzati nelle cure primarie. Gli psicofarmaci più prescritti sono diazepam, midazolam o clonazepam. E il principale gruppo di utilizzatori degli psicofarmaci sono donne tra i 20 e i 74 anni iscritte al programma di salute mentale. Queste donne sono diagnosticate in accordo con il manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali di DSM-4, meno male che non è il DSM-5, principalmente di disturbi del sonno, disturbi di personalità schizoide e disturbi depressivi. In questo intervento esaminerò nel dettaglio la relazione tra Pilar, che teme di essere uccisa se non si può svegliare, e gli psicofarmaci.
In tal modo ho intenzione di dimostrare che il problema centrale di questa relazione è il fatto che dormire è un omonimo utilizzato involontariamente per riferirsi a esperienze radicalmente diverse, esperienze che sono determinate incommensurabilmente da diversi concetti di corpo, persona, sonno e sogno. Questa disgiunzione, che è caratteristica dell'interazione tra i pegüenchi e gli operatori sanitari, si comprende meglio attraverso il lavoro, o almeno io la comprendo meglio, attraverso il lavoro dell'antropologo brasiliano Eduardo Viveiros de Castro, che ha criticamente riconcettualizzato l'abituale pratica metodologica dell'antropologia basata sulla comparazione attraverso il concetto di equivocazione. Quindi, comparazione, equivocazione. Per ora, si ricordi che equivocazione etimologicamente significa la fallacia di usare una stessa parola in modi diversi, in diversi momenti di un ragionamento. In greco, omonimia, letteralmente avere lo stesso nome, o in latino, equivocatio, de equivocus, dal suono identico, composto de aequus, uguale, plus vocale, chiamare, cioè chiamare allo stesso modo. Come cercherò di spiegare qui di seguito, in antropologia, e credo che questo sia proprio il contributo che l'antropologia può dare al lavoro clinico, ciò che si mette a confronto sono sempre e necessariamente comparazioni. La comparazione diretta non è necessariamente e difficilmente può significare traduzione immediata. Quindi, comparazione e equivocazione in campo antropologico. Cosa hanno detto? Come hanno pensato questo di antropologi? La comprensione di Viveiros e Castro riguardo l'equivocazione si ispira ad una storia di Lévi-Strauss nella fotografia che parla della scoperta dell'America. Secondo Lévi-Strauss, nelle grandi Antille, pochi anni dopo la scoperta dell'America, mentre gli spagnoli inviavano commissioni d'inchiesta per verificare se gli indios avessero un'anima o no, questi ultimi si dedicavano ad affogare i bianchi catturati per capire, dopo un'attenta osservazione, se i loro cadaveri fossero o meno soggetti a putrefazione. Poco anni dopo la scoperta dell'America, mentre gli spagnoli inviavano commissioni d'inchiesta per verificare se gli indios avessero un'anima o no, i nativi si dedicavano ad affogare i bianchi catturati per capire, dopo un'attenta osservazione, se i loro cadaveri, i loro corpi fossero o meno soggetti a putrefazione. Per Viveiros de Castro, questo aneddoto descrive l'interazione tra due tipi di etnocentrismo. Gli europei dubitavano del fatto che altri corpi potessero avere la loro stessa anima. Oggi chiameremo l'anima mente. Il problema teologico di quel secolo potrebbe essere l'attuale problema filosofico delle altre menti. L'etnocentrismo amerindio, al contrario, consisteva nel dubitare che altre anime potessero avere gli stessi corpi. Vi rendete conto della radicalità del? Ognuna di queste modalità per integrare la natura dell'umanità mette in scena una realtà diversa attraverso una pratica comparativa. Gli spagnoli, confrontando i corpi dei nativi con i propri corpi dotati di anima, mettono in scena una realtà in cui i corpi o sono dotati di anima o non lo sono. E i nativi, nel confrontare i corpi spagnoli con i propri corpi deperibili, mettono in scena una realtà in cui i corpi marciscono. Lo scontro e l'interazione reciproca di queste realtà, a loro volta, producono non solo nuove possibilità di esistenze multiple, ma anche quello che io chiamerò oggi disturbi ontologici. Bisogna tenere presente che ogni volta che diversi attori si trovano ad affrontare problemi simili, trovano modi pratici per rafforzare le proprie definizioni di società. Quando i giochi linguistici coinvolti nella comprensione dei corpi sono incommensurabili, confrontare e comparare questi modi di intendere non solo è difficile, ma anche impossibile.
Viveros de Castro spiega nel dettaglio l'aneddoto etnografico amerindio di Lévi-Strauss, in cui diversi tipi di esseri hanno una cultura comune, una cultura comune, ma abitano diverse nature. Quindi la cultura non appartiene agli umani, no? La cultura è condivisa da diverse specie. Gli amerindi, egli sostiene, hanno un'antropologia prospettivista, in cui i distinti modi che essere diversi tra loro hanno di vedere i mondi sono concepiti come costituenti di più ontologie o nature. Per gli amerindi non esistono molte prospettive sullo stesso mondo, piuttosto il punto di vista di ciascun essere rivela un mondo diverso. Viveiros de Castro continua suggerendo che l'antropologia accademica, e oggi io provo a fare un collegamento con la clinica, può apprendere una metodologia prospettivista dal mondo amerindio, sostituendo la comparazione con l'equivocazione. Così ha ideato il metodo dell'equivocazione come un modo di intendere non solo la comunicazione tra diverse specie propria degli amerindi, in cui le persone umane e non umane condividono un'unica cultura, ma anche come un modo per mettere in evidenza il territorio ambiguo della traduzione interculturale. L'equivoco, quindi, presuppone le stesse rappresentazioni per diversi oggetti, un unico significato per molteplici referenti. Per gli amerindi, l'equivoco è quindi comune, anche se inquietante, dal momento che la forma umana è universalmente condivisa da diverse specie. Anche se i diversi corpi di spiriti, esseri umani e animali, fanno sì che essi si vedano l'uno l'altro come forme differenti. Così, come mostrano delle narrative sciamaniche indigene, i giaguari, i predatori per eccellenza, no? Vedono se stessi come persone e il sangue umano come birra di manioca. Rispetto agli amerindi, che sono apparentemente esperti nel trattare con equivocazioni interspecie, gli scienziati, inclusi gli psicoterapeuti, sono relativamente inesperti. Quindi, tradurre e supporre che ci sia sempre un equivoco e comunicare attraverso le differenze, invece che mettere a tacere l'altro supponendo una univocità, una somiglianza essenziale. Fra l'altro è ciò che noi stiamo dicendo. Viveiros de Castro conclude che il contrario dell'equivoco non sia la certezza o la esattezza, ma piuttosto l'univoco. In questo senso, l'univocità implica la definizione di situazioni come se avessero solo un senso. Questo aspetto dell'univocità potrebbe essere esplorato a fondo tramite molti esempi, ma tale esplorazione va oltre lo scopo di questo lavoro oggi. Per il momento sottolineo che intendere il confronto come un equivoco può aprire relazioni verso l'alterità quando esse sembrano essere chiusi da interpretazioni sovradeterminate dell'altro. Quindi, qui di seguito sosterrò che i rapporti tra i beguenci e gli operatori sanitari sono radicati negli equivoci che derivano dal loro uso di omonimi. Questo lavoro si rivolge in particolare alla costruzione quotidiana di un territorio che si trova in uno stato di disordine ontologico, sia nella sua dimensione etica, come evidenziano le azioni degli attori principali, sia nella sua dimensione estetica, come è espresso nella loro immaginazione. Nel senso classico dell'immaginazione, Marcello Bachmann prenderà questa parola per dire una cosa totalmente diversa. Però. Nella situazione etnografica di Pilar, l'equivoco risiede nel centro di un'interazione che genera controversie. Si trova sulla soglia di una zona ontologica in cui gli effetti delle questioni mediche alterano un mondo, non solo una mente. Il farmaco richiede un corpo unitario, di un materiale morfologicamente separato, da far dormire. Ma Pilar ha bisogno di svegliarsi per sopravvivere. Questa situazione di tensione esige che venga adottata una postura, una posizione che chiamerò molto etica, di fronte alla minaccia delle micropolitiche perpetuate dai farmaci.
La postura ontoetica è, tuttavia, adottata all'interno di una realtà che sembra essere descrivibile solo per analogia in spagnolo. Cosa è ciò che produce il come se nell'espressione come se fossero incubi? Quindi, incubo multiculturale. La prescrizione delle benzodiazepine come pastiglie per dormire presuppone che gli incubi siano la produzione di una realtà culturale, la psiche, la quale può essere curata tramite sostanze biochimiche che agiscono sulla natura, intesa come corpo, un corpo presumibilmente universale. Questa concezione, inoltre, si basa sul presupposto indiscusso che gli incubi esistano per tutti allo stesso modo. Tutti i diversi incubi che ha una persona sorgono dal suo inconscio. Il principio esplicativo interdisciplinare, per dirla con Bateson, che ha invaso il senso comune di molti operatori della salute mentale occidentale. Tutti gli esseri che hanno corpi simili possono avere o vedere, tra virgolette, incubi. L'incubo, pertanto, viene concepito come una capacità mentale, secondo la logica tipica del multiculturalismo, che criticherò, e del suo inerente naturalismo, insieme alla distinzione primordiale tra una natura e molte culture, come vedete nelle fotografie. Questa è la premessa fondamentale della cosmologia, diciamola così, occidentale, del Vivedo de Castro, un certo tipo di antropologia dell'alterità. In termini generali, il naturalismo ontologico del multiculturalismo tratta le questioni relative alla differenza culturale, indagando le capacità della mente, nell'ipotesi che persino i nostri poteri mentali siano generati in ultima istanza dal cervello, la parte del corpo che abbiamo in comune con altri. Una delle premesse fondamentali, cioè da ciò deriva di tutto quello che ho detto, è che una delle premesse fondamentali del multiculturalismo, ovvero che i corpi fanno le stesse cose indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono universali. Non solo, difatti, ogni corpo dorme sotto l'effetto delle benzodiazepine, ma la benzodiazepina farà dormire ogni corpo. Ciò nonostante, l'esperienza di Pilar, se vi ricordate, pone una domanda che sfida la logica del naturalismo multiculturalista, che evoca la famosa domanda spinoziana ripresa da Deleuze e Gattà: cosa fa un corpo e quali sono le sue capacità? Ritorneremo su questa domanda. Cosa fa un corpo? Cosa può un corpo? La funzione delle benzodiazepine è un buon esempio di come le pratiche multiculturali operano nella vita quotidiana, ipotizzando somiglianze tra i corpi. Le pillole non sono solo un'espressione simbolica del multiculturalismo, ma anche una tecnologia inventiva dello stesso. Questa tecnologia rappresenta un naturalismo presumibilmente universale che sussiste, secondo l'antropologo francese Descolat, in una concezione di realtà fisiche simili, corpi, e realtà interiori di simili, incubi. Tale naturalismo universale sembra essere anche un gioco di linguaggio egemonico che considera l'esistenza di un corpo, una continuità fisica, e molte culture, una discontinuità metafisica, come premesse fondamentali della cosmologia occidentale. Quindi, non sorprende che gli operatori sanitari non mettano in discussione il significato di un incubo, ma ne indaghino su ciò che potrebbe nascondersi dietro l'espressione analogica usata per riferirsi a essi come se fossero incubi. L'etnografia, che riterrò dopo che le pratiche cliniche, hanno un effetto psicotropo in quanto alterano l'etnografia altera la stessa concettualizzazione mentale dell'etnografo. E l'etnografia ci può aiutare a capire come un incubo in realtà non ha nulla a che fare con un incubo. Quindi, cosa può un corpo nel suo destino? Nell'alto Bio Bio,
Le persone di solito dicono di ammalarsi perché sono vittime di incursioni notturne di stregoneria. Nel linguaggio quotidiano il loro problema è che hanno o vedono visioni, vedono delle apparizioni o delle apparenze. Queste visite notturne sono sempre un evento che coinvolge attori diversi con differenti abilità e disabilità visive. Mentre il visitatore è in grado di vedere la vittima non è in grado di vedere chiaramente il suo visitatore. Inoltre, la vittima presenta sintomi visivi, arrivando di fatto ad ammalarsi a causa di tali visioni. Quindi, nella vita quotidiana, la gente frequente può sbarazzarsi di queste visioni, solo rendendole visibili tramite il lavoro terapeutico o sciamanico di persone che hanno il dono della visione, il dono della visione. A questo punto devo esplicitare che la considerazione di questo fatto etnografico è la ragione stessa per la quale costruisco tutto il mio ragionamento in questo lavoro a partire da un paradigma teorico in grado di riconoscere e descrivere l'alterità, anche in una zona apparentemente acculturata come l'Alto Piauí. In Cile si pensa, no, ma gli indigeni, ma quelli là sono diventati cileni da tanti anni, non ci sono indigeni. La stessa idea dell'acculturazione, no? Quella che critico. Quando Pilar e Pedro furono molestati dagli spiriti maligni, stavano dormendo. Cosa sia dormire? Però così come gli incubi non sono incubi nel mondo pehuenche, allo stesso modo il dormire pehuenche non equivale all'idea biomedica occidentale del dormire come un'attività che il corpo organico, una sorta di natura, svolge mentre la mente, una sorta di cultura, immagina e sogna. Quindi a questo punto è necessario riformulare l'idea antropologica tradizionale dell'analisi comparativa dei sogni. Ah, compariamo i sogni di tutte queste tribù. Per, in quanto... Riformulare questo in quanto analisi della equivocità del dormire. Non si può comparare. Questo esercizio analitico dovrebbe prendere sul serio l'etnografia come testimone di una realtà distintiva e non semplicemente come rivelazione di una variante epistemologica o di una credenza culturale negli incubi come se fossero azioni di spiriti maligni. Piuttosto, è l'incubo stesso dell'antropologia multiculturale quello che riduce le realtà molteplici a credenze e spiega le differenze attraverso le somiglianze. Cioè, quindi c'è una critica radicale al multiculturalismo. Tuttavia, per giustificare questa tesi, sono costretto a ricorrere a un paradosso, almeno temporaneamente. Data la mia intenzione di dimostrare la natura equivoca del dormire, dovrò caratterizzare la prospettiva di Pilar in un modo dal quale potrebbe sembrare che io la riduca a definizioni univoche. Tenendo presente tale pericolo e consapevole della natura parziale e fuorviante della mia stessa comprensione non multiculturale, farò del mio meglio per fare semplicemente riferimento, indicare una sorta di territorio nativo, invece che cercare di controllarlo attraverso una serie di definizioni concettuali. Ciò premesso, sono in grado di proporvi la mia descrizione centrale del dormire pehuenche. Quando una persona va a dormire in Alto Piauí, una delle funzionalità essenziali che lo costituisce quando è sveglio si separa dal suo supporto corporeo ed esce, usando le parole di un'amica erborista, a viaggiare per la sua vita. In altre parole, esce a esplorare o a circunnavigare la vita della persona che dorme, che è la sua stessa vita. Mentre una persona pehuenche dorme, può essere in luoghi diversi allo stesso tempo, data la capacità della singola vita della persona di viaggiare intorno, nota nell'Alto Piauí come inamonia. Questo ultimo mi è stato descritto dal mio amico Paolo come lo spirito inamoniano, lo spirito di qualcuno, l'ina che cammina dietro di loro, colui che segue dietro di te. E la sua amoniana è ciò che è vivo a sua volta, però è invisibile. Questo è il suo inamoniano.
Queste parole alludono alla vita personale come un territorio non unitario. La persona in realtà non corrisponde mai a un solo qualcuno. Uno cammina dietro l'altro. Inoltre, l'innamonia, noto anche come anima, mi è stato descritto come l'immagine invisibile della persona visibile. Allo stesso modo, una certa tradizione individualistica, liberale, lockiana, se vogliamo, potrebbe concettualizzare l'anima come un concetto paradossale, non è possibile, in quanto presuppone che l'identità di ciò che significa essere uno non può essere altro. Tuttavia, nella mia etnografia, che è certamente un'invenzione emergente della cultura pehuenche, una persona sembrerebbe essere una composizione dialogica all'interno di un'ontologia complessa. Questa ontologia è caratterizzata dall'affermazione del due più che la negazione dell'uno, dato etnografico che si può ritrovare anche in etnografie di altri gruppi indigeni del Sud America. Alcuni dei miei informatori peruvici spesso mi salutavano con una frase che rappresenta chiaramente questo principio: già arrivato, se tu eri già qui, cioè, ma se sono arrivato adesso, no, tu eri già qui, no, ma sono arrivato adesso, no, eri già qui. Col passare del tempo mi sono reso conto che l'io del mio rapporto etnografico con i pehuenchi non si trovava semplicemente nel luogo in cui il mio corpo fisico sembrava essere. L'identità della mia presenza fisica veniva vista come una presenza multipla, una presenza non regolata dalle categorie di spazio e tempo a cui ero abituato. A rischio di fornire una definizione univoca, si può dire che nell'Alto Biobio le persone visibili e gli animali sono sempre concepiti relazionalmente, insieme al loro doppio visibile, il loro amo. Questa concezione della persona è sempre definita, fino a un certo punto, da una dualità, come una legge relazionale di ogni essere e ogni evento. Secondo questo schema relazionale, alberi, fiumi, animali e tutto il resto, sono descritti anche in connessione con l'invisibile doppio, o in Chedungun, la lingua nativa, Nie, che di solito è tradotto come padrone, in spagnolo dueño. Ogni volta, ad esempio, che qualcuno entra in un luogo disabitato e ogni volta che qualcuno ha bisogno di raccogliere piante medicinali delle montagne, è necessario avvicinarsi al luogo o al Nie della pianta e chiedere il suo permesso. Ignorare l'autorità dello Nie può causare problemi in sé. Gli Nien sono sempre pronti a vendicarsi, in quanto hanno un'intenzionalità simile a quella umana. Però, mentre una persona è sveglia, il suo doppio, di solito, anche se non sempre, coincide spazialmente con il suo supporto corporeo. In altre parole, anche se in situazioni normali l'inamonien sta sempre un po' dietro, ina, ciò che potrebbe essere definito una sorta di singolarità dinamica personale di una persona, la sua invisibilità permette alla persona di essere vista da altri come un'identità non multipla. Ma ogni illusione di unità personale, con la sua... Qui ho questo non è implicito in questo lavoro, ma stiamo rivedendo cosa sia il sogno, no? Naturalizzato. Stiamo denaturalizzando cosa sia il sogno o il sogno, tutti e due. Quindi, quando una persona dorme, ogni illusione di unità personale esistente durante le ore di veglia dissipa durante la notte. Mentre una persona dorme, l'insieme di relazioni personali contenute nella sua singolarità dinamica tende verso la separazione. Ciò non deve essere inteso come l'opposto della connessione, ma piuttosto come un particolare modo di non relazionarsi. L'inamonia di ciascuna persona viaggia nel momento in cui la composizione della singolarità dinamica personale assume una forma particolare, o meglio, perde la sua composizione in una forma particolare. Quindi, per fare riferimento all'equivoco che mi interessa oggi, si potrebbe provvisoriamente dire che la persona multipla, composta da una singolare inamonia, sua dimensione soprannaturale o virtuale, se si preferisce, e da un supporto corporeo visibile, la sua dimensione naturale sensibile, non cammina mai sola su questa terra,
Molti perguenti mi hanno detto che Lina Monien è sempre accompagnata da uno spirito chiamato Puyu. Quindi ne abbiamo un altro personaggio adesso. Anche se la parola Puyu ha un forte uso polisemico, spesso fa riferimento allo spirito della terra, della Mapu, che non appartiene alla persona. Il Puyu che accompagna una persona letteralmente emana dalla terra per proteggerla e tenerle compagnia. In altre parole, nell'altro bio, la persona sembra essere una composizione personale costruita in maniera multipla. E per, euristicamente, per fare questa idea magari più semplice, possiamo riferire al filosofo Jean-Luc Nancy, in particolare nel suo tentativo di definire un corpus come uno spazio aperto o spazio di esistenza. I corpi, parole di Nancy, non sono una sorta di spazio completo o pieno, sono spazi aperti, il che implica, in un certo senso, uno spazio più spazioso che spaziale, che potrebbe anche essere chiamato un luogo. I corpi sono i luoghi di esistenza e nulla esiste senza un luogo. Il luogo di esistenza non abitato dal supporto corporeo visibile di una persona e dalla sua immagine invisibile o doppio, Elan, sembra sempre essere dislocato, Lina, un po' dietro, nella vita della persona. La singolarità appare come dislocazione e molteplicità. In altre parole, la persona sembra essere formata dalla convergenza di una dimensione sensibile, ciò che potrebbe chiamarsi una dimensione spirituale, se volete. In altre parti di Sud America queste categorie sono state chiamate, in assenza di concetti migliori, natura supernatura. Pazienza, perché tornerò alla clinica. Però no, non adesso. La persona sveglia è uno spazio, in alto bio, personale convergente, allora questa è una sorta di conclusione un po' pedagogica, costituito da un inamonien o a un puyu e un supporto fisico. Allora cosa succede quando una persona dorme? Per dirla altrimenti, ancora una volta, una persona si rivela come un insieme che è diviso e molteplice, una combinazione costituita da un essere visibile con il corpo abitato da un essere invisibile, il suo doppio, l'anima. Descrivere questo rapporto in termini di residenza chiarisce l'analogia con l'onien, ricordate il padrone, e il corrispondente supporto corporeo. Ad esempio, l'acqua, in Chedungun la parola è ko, è composto da una dimensione sensibile e dal suo doppio che la abita, il nienko. Nella comunità di Kayabi, una delle comunità qui, molti corsi d'acqua si sono prosciugati dopo le drastiche ripartizioni territoriali verificatesi durante la dittatura di Augusto Pinochet. Mi spiace nominare. Secondo la prospettiva Pehuenchi, i corsi d'acqua si sono prosciugati perché l'onien dell'acqua se n'è andato altrove e ciò ha portato alla graduale evaporazione dell'acqua. In altre parole, allo stesso modo in cui un proprietario nien, che abita la propria casa ruca, viene chiamato nien ruca, l'onien o l'am abitano i supporti corporali. Questo è uno schema relazionale più generale. È ancora più interessante per noi psicoterapeuti rendersi conto che quando una persona si ammala di visione, come già segnalato, la gente comune pensa che questa malattia sia correlata a un'alterazione dell'am o del niente della persona, che è stata vittima di un attacco da parte di terzi. È altresì interessante constatare che il malato non è in grado di prendersi cura di se stesso in autonomia, motivo per cui, quasi automaticamente, ogni malato ha una persona che lo accudisce, detta il padrone del malato o Nien Kutran. Quindi relazione dappertutto. An e Nien sembrano essere caratterizzate dalle usuali capacità dei corpi descritti nella tradizione prospettivista, cioè essi sono caratterizzati da commensalità, dal possiedere un aspetto estetico unico, dal sangue, dal essere umani per se stessi e così via. Certo che l'An si nutre e mangia, mi disse una volta una donna de Wenche di nome Flora, se è uno colui che mangia, come si può pensare che sarà un altro? Io ancora avevo questa idea paradossale, come capire questa dualità, che per loro non era un paradosso.
Come tale, il supporto corporeo e l'AM sono aspetti duali di una stessa singolarità. L'AM è l'AM del e per un supporto corporeo e il corpo visibile è del e per il proprio AM invisibile. Insieme con il pugno, questa singolarità costituisce la singolarità dinamica personale. Dal punto di vista Bewenche, quando qualcuno va a dormire, allora cosa succede? Il suo inamonie esce a viaggiare per la sua vita. L'incubo culturale, multiculturale, direi un'altra cosa, no? Questo sarebbe una credenza culturale, un significato. Però questa dislocazione suggerisce che il sonno è una particolare situazione in cui il corpo fisico di una persona, in qualche misura, rimane solo. Una parte della persona esposta nel suo essere a un breve momento di organismo, per dirla con ansia ancora una volta. Così, il dormiente si avvicina il più possibile a uno stato che diventa un sito piuttosto che un luogo. Tuttavia, nell'alto Biobio, si dice anche che quando l'AM esce, il Puyu rimane a prendersi cura di colui che dorme. In effetti, si può concepire il rapporto tra il Puyu e la terra. In alcune parti del sud del Cile queste parole sono intercambiabili, come la relazione che consente al Puyo di rimanere nello spazio domestico e di prendersi cura di colui che dorme, mentre l'AM esce per conto proprio anche ben oltre della sua comunità. Quindi vedere delle cose in sogni, non è una produzione, no, della individuale, è una interazione. Queste descrizioni dei rapporti tra Nien Am Puyo, supporto corporeo, devono essere considerate come uno schema di possibile interazione. Ci sono molti aspetti delle concezioni Pehuenche che rimangono occulti, vaghi, incomprensibili. Ad esempio, nel corso della mia esperienza etnografica non sono mai stato in grado di discernere se le immagini oniriche corrispondevano ai viaggi dell'Inamo Nien o al rapporto del Puyo con la divinità Kenechien, o forse corrispondevano a entrambe cose o a qualcosa di completamente diverso. Però, nonostante queste difficoltà concettuali, ciò che si può recuperare a questo punto è la dislocazione temporale, avete in mente Pilar, o la scomposizione dell'inamonia rispetto al supporto corporeo durante il sonno. Sottolineo tale dislocazione, conoscendo perfettamente il rischio insito nel forzare una comprensione del dormire, dato che perfino i miei amici dell'alto Biobio hanno difficoltà a comprenderlo. In una certa misura, tutti i tentativi di comprendere l'atto del dormire incrociano questo problema e neanche il mio tentativo farà un passo più certo. In breve, è possibile, un possibile modo di concepire la singolarità dinamica personale durante la notte è come spargimento delle capacità del inamonia. Penso sia chiaro. È durante il sonno che la dicotomia tra il dominio fisico e quello metafisico diventa più chiara e assume un significato maggiore nel mondo del Wenge. Ma se l'inamonia non dorme mai e fugge in modo permanente dal centro della singolarità personale, qual è lo stato del supporto corporeo che dorme separato dal suo AM? La domanda apre la possibilità di pensare l'AM non solo come un'immagine, ma anche come capacità. Di cosa è incapace il supporto corporeo quando è separato dal suo AM? Quindi, oltre ad essere impossibile una risposta completa a queste domande, eccede la portata di questo intervento, poiché richiederebbe una riflessione accurata su cosa intendere, su come intendere il vedere o la visione all'interno dell'ontologia relazionale Pehuenche. Ma il mio interesse oggi, nel presente contesto, tuttavia, è quello di evidenziare la difficoltà della situazione di Pilar e la sua decisione di interrompere l'assunzione di sonniferi, forse come un ultimo tentativo per sfuggire alla morte. Questa decisione è stata necessaria dal suo punto di vista perché era di vitale importanza preservare la capacità di risvegliarsi. Ha bisogno di tornare ad essere la singolarità dinamica personale che esperisce quando è sveglia e vicina, per così dire, della sua AMA. Tornando alla sua singolarità dinamica personale, è in grado di reintegrare se stessa in una socialità Pehuenche non distruttiva. Questa socialità è formata da persone che a loro volta sono composizioni dinamiche personali, o ancora meglio, sono composizioni cosmopersonali, che non possono essere ridotte alle logiche delle tecnologie psicotropeiche
attraverso il capriccio equivoco e ingenuo dei servizi sanitari locali. In questo lavoro ho cercato di testimoniare la controversa zona di incontro tra una donna bevonice di nome Pilar con, da una parte, gli spiriti maligni che minacciano di ucciderla e dall'altra i sonniferi presenti dal centro di salute locale. Ho cercato di analizzare i conflitti che sorgono quando i concetti di persona, corpo e sonno sono considerati a priori come indiscussi e perfino come categorie univoche indiscutibili. La decisione di Pilar di smettere di prendere le pillole per dormire, per garantire la propria sopravvivenza, e l'adozione di una posizione che ho chiamato ontoetica come riaffermazione personale al limite del suo mondo, e per me è un atto che merita i maggiori sforzi di traduzione. Prima di tutto, questa decisiva ontoetica dovrebbe essere presa sul serio e non ridotta alla nociva, e in questo caso quasi fatale, idea di credenza culturale che appartiene all'incubo multiculturale. Per questo motivo ho descritto brevemente, probabilmente in un modo che a causa del suo spirito pedagogico sembra altamente riduzionista, la molteplicità ontologica inerente al mondo pehuenche. Ho concepito la persona pehuenche come una singolarità dinamica personale, cercando in tal modo di allontanarmi del senso comune liberale che pregiudica le persone come individui all'interno di rigide strutture relative alle categorie di spazio e tempo. Ho dimostrato che alcune pratiche, in questo caso le pratiche mediche, interferiscono con o addirittura minacciano possibilità alternative di mondi che dovrebbero essere ridotte a concezioni biomediche, che non dovrebbero essere ridotte a concezioni biomediche del corpo come entità totale e unitaria rappresentative di un monismo biologico egemonico. Dal punto di vista di questa analisi, le pillole per dormire, come oggetti medici, cercano di agire all'interno di un dentro biologico che, alla luce dell'esperienza di Pilar, non esiste, o nel migliore dei casi, la cui esistenza è meramente parziale. In quanto tale, Pilar resiste a una realtà in cui molti sono convinti che gli psicofarmaci sono stati più efficaci nel persuadere le persone dei loro meccanismi essenzialisti e della natura psicochimica di tutta la scienza moderna nel suo insieme. Nella situazione etnografica presentata anteriormente, è chiaro che il farmaco multiculturale, uninaturale, cerca di trasformare i mondi radicalmente diversi in eventi mentali astratti. Questo farmaco, agendo su un corpo universale, non mette in discussione la premessa di base della divisione tra natura e cultura. In altre parole, le benzodiazepine agiscono come tecnologie intraculturali, basate su comparazione interna, ciò che l'antropologa inglese Marilyn Strathern ha definito analogia tra domini, inerente alla divisione natura-cultura. Il farmaco è una tecnologia intraculturale, multiculturalista, che colpisce una zona di interazione multinaturalista. Di conseguenza, l'effetto innegabile delle benzodiazepine sulla morfologia materiale agisce anche in una zona ontologica limite, in cui una politica di identità, un corpo, una salute, un sogno, una notte, una veglia, una visione, desiderosa di produrre, verificare e agire su una realtà là fuori e che si incarna in tecnologie psicotropeiche, entra in conflitto con la cosmopolitica della molteplicità dell'ontologia pubblica. Questo tipo di conflitto sembra essere strutturato da una ontologia politica e quindi appartiene a quei conflitti che sorgono attraverso una connessione di ontologie diverse e asimmetriche. Così, la prescrizione di psicofarmaci da parte di funzionari statali opera attraverso la premessa generale dell'assistenza universale di una natura simile. I farmaci cercano di agire su una presunta continuità fisica, la natura, e una discontinuità metafisica, le culture. Mentre la natura umana, il corpo, dorme,
la cultura, la mente, sogna. Questa sembra essere la premessa indiscutibile dietro il concetto di disturbi del sonno. E questo presupposto, che, come spero di aver dimostrato, corrisponde con tutta evidenza a un equivoco, una equivocazione. L'omonimo, dormire, si riferisce a esperienze che sono diametralmente diverse per le persone coinvolte nella vicenda descritta, differenze che non vengono prese in considerazione nell'interazione tra il soggetto Pehuenche e gli operatori sanitari. In particolare, il dormire nel mondo Pehuenche manifesta l'evidente molteplicità della persona Pehuenche, che non può essere concepita utilizzando concetti come io, individuo o mente. Purtroppo, dobbiamo riconoscere che la durezza della conoscenza biomedica sembra essere così dominante che i morbidi dati etnografici, come sono stati qui presentati, sembrano essere irrilevanti. Pilar, tuttavia, ci aiuta a pensare in modo diverso. Le sue azioni sfidano la legge occidentale della non contraddizione insita nella biomedicina e le relative convinzioni che ciò che sta dentro non può essere fuori, che colui che dorme non può essere sveglio, che una persona può trovarsi in un solo luogo alla volta. Tuttavia, ciò di cui ha disperatamente bisogno Pilar è di essere in grado di ricomporre la propria singolarità dinamica personale in modo di poter respingere i suoi aggressori. In altre parole, per essere in grado di svegliarsi, Pilar ha bisogno che dell'AM per ritornare nel luogo in cui la sua composizione personale esiste. Il problema è che gli psicotropi non consentono questa ricomposizione, ma operano come forze egemoniche che tengono l'AM in esilio dalla composizione personale, una persona esiliata da un dittatore multiculturale. Oltre a provocare effetti collaterali ontologici, che dovrebbero essere scritti sui farmaci, gli psicofarmaci prescritti dal servizio sanitario operano, come abbiamo visto, basati sulla base di una equivocazione non controllata, un equivoco in cui gli interlocutori non sono consapevoli del fatto che gli omonimi corpo e dormire, tra altri, nascondono realtà diverse. Inoltre, consapevoli o meno di quello che stanno facendo, non si tratta qui di giudicare gli operatori, in pratica gli operatori sanitari si alienano con il nemico di Pilar, che è un corpo, non una credenza, quando le prescrivono le pillole per dormire. Essi rendono necessario quindi adottare una posizione che ho chiamato ontoetica, limite della vita di Pilar. Come omonimi, sono come un seme nativo estremamente utile per controllare la equivocazione. Il metodo che offre Emilio Secastro, quello che può fare l'antropologia è provare a controllare la provocazione, ma non può comparare. Guardate che c'è differenza, ci sono differenze. E dovrebbero pertanto ricoprire un ruolo importante nell'analisi etnografica. Va notato tuttavia che tale equivocazione non controllata viene catturata da me, appunto, tramite la posizione occupata dall'omonimo nella frase analogica comunemente usata per riferirsi a questi eventi, descrivendoli come se fossero. Questa costruzione linguistica è una finestra sull'equivocazione non controllata e allo stesso tempo suggerisce che l'equivocazione non è del tutto incontrollata per le persone più uenici. Al contrario, quando l'equivocazione viene analizzata nel suo insieme di relazioni semantiche native, allude al suo carattere pseudo-equivoco con nomi che sono quasi gli stessi. Questi omonimi analogici, che potremmo definire come se fossero omonimi, sono come un seme nativo che è estremamente utile per controllare l'equivocazione e dovrebbe pertanto svolgere un ruolo importante nell'analisi etnografica. Infine, e tornerò alla clinica, non ci sarebbe da stupirsi se questo lavoro provocasse reazioni infelici da parte da medici travestiti da troppo, i quali, prigionieri dalle loro stesse arroganza rappresentazionalista, mi interpellassero, in senso altusseriano, come una sorta di epistemologo meccanico, dicendo vabbè, la tua analisi è molto interessante, ma cosa farebbe lei se venisse assunto dal servizio sanitario?
La mia prima reazione sarebbe quella di spiegare la mia confusione sul ruolo demenziale dato alla salute pubblica in zone altamente marginali, ricordando che l'Alto Biobío è il comune più povero del Cile, con una popolazione che neanche a farlo apposta è per oltre l'80% indigena, anche se paradossalmente ha prodotto grandi ricchezze attraverso le sue risorse naturali, tipo energia, idroelettrica e altre. Inoltre, spiegherei quanto sia inadeguato mettere in discussione il personale della salute mentale locale quando la sua comunità ha uno dei più alti tassi di suicidio del paese. La salute, direi, è un omonimo complesso. Inoltre, aggiungerei seccamente che imparare, parola chiave, a pensare con gli altri è davvero un compito arduo. E sebbene le tecnologie multiculturali del ventriloquo trascendentale sulla falsa riga di Edgar Verge, riprendendo l'inizio di questo intervento, rendano il compito difficile, di fatto non lo rendono impossibile. Inoltre, direi che è necessario diffidare di qualsiasi antropologia medica e o pratiche cliniche, impegnate nella realizzazione di inventari e nel generare categorie per un manuale interculturale pronto ad essere utilizzato come una panacea per risolvere i problemi, nel quale gli altri siano definiti in modo univoco. E infine, ricordando un testo classico dell'antropologia medica, direi che non è sufficiente in cui si proponeva, no, che gli antropologi medici dovevano giocare il giullare ironico con voce sagace nei complessi molteplici remi della biomedicina. Io direi che non è sufficiente. È necessario e forse anche essenziale, semplicemente, ammettere che abitiamo di continuo equivoci e che il buffone di corte di ogni persona può essere il mostruoso serpente gigante con la barba che manca compassione per gli altri. Allora, come risuonino queste considerazioni enografiche nel lavoro clinico di ognuno di voi è certamente incerto. Per ora, personalmente, penso che valga la pena di pensare radicalmente, non solo metaforicamente, l'incontro clinico come se si trattasse o come un incontro etnografico, nel senso di un incontro che ci imponga liberamente di praticare una clinica dirompente che permetta una continua trasformazione teorica e non viceversa, una clinica regolata dalla teoria di Turchi. La mia proposta è pensare alla pratica clinica come a una pratica che produce degli effetti psicotropi, in quanto altera la concettualizzazione mentale stessa degli psicoterapeuti. Una clinica che abbia come motore principale il chiedersi con la stessa curiosità radicale del vecchio Gianfranco Cecchini e adoperando lo stesso intenso interesse del grande Luigi Boscolo per le parole chiave della vita. Cosa sia un corpo e quali siano le sue capacità. Considerare che gli incontri terapeutici possano basarsi su diversi equivoci, non solo tra i pazienti in relazione, ma anche tra pazienti e terapeuti, può essere un seme per la creazione di linguaggi terapeutici rinnovati, che non diano per scontato, ne considerino a priori in modo impossibile della nostra esistenza, esistenza che non si gioca sul significato o sulle credenze che attribuiamo ai nostri pazienti, come testimonia la tragica esperienza di vita. Quindi la domanda fondamentale che mi interessa porre oggi è: che limiti ha il nostro operare e in che misura accettiamo che il nostro lavoro si trasformi nell'incontro con l'altro? Cos'è, infatti, per ciascuno di noi il dormire, il risveglio, il cambiamento, la famiglia, l'amore, l'idea stessa di relazione? Come queste stesse idee e il nostro mondo diventa equivoco nell'incontro con i pazienti, che a loro volta
ci offrono mondi dove l'amore, la famiglia, le relazioni, il sonno e la veglia necessariamente differiscono dalle nostre categorie. Fino a che punto, e anche senza volerlo, mettiamo a tacere l'altro paziente attraverso l'uso di omonimi che consideriamo univoci? E l'ultima domanda è: che spazio generativo potrebbe avere il considerare l'equivocazione come un metodo clinico?